Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di sabato 17 dicembre. Iniziamo quest'oggi dal Gazzettino. In prima pagina, tra le altre notizie, una anche che riguarda la provincia di Belluno. Strage della Marmolada, evento imprevedibile. I pubblici ministeri, nessun colpevole, si archivi. Il crollo è stato un evento imprevedibile e la notizia viene poi approfondita all'interno del giornale. Trento, nelle 60 pagine dei consulenti, descritto il deterioramento del ghiacciaio. I parenti delle vittime potranno opporsi. Non era una meta estrema e pericolosa, la loro sottolineatura. Ora la parola al GIP, al giudice per le indagini preliminari. Il 3 luglio un fronte largo 300 metri e lungo 2 chilometri, ricorda il Gazzettino, uccise 11 alpinisti e ne ferì altri 8. Ma andiamo alla parte del Gazzettino che tratta della provincia di Belluno, parte che inizia con questo titolo a tutta pagina. Corriere e scuolabus senza autisti. Le aziende cercano conducenti ma non li trovano. Confartigianato, una carenza che è diventata cronica. Vanno spesso a vuoto anche i bandi dei comuni per assumere personale che porti in aula gli studenti. Il tema è poi approfondito nelle pagine 2 e 3 del Gazzettino di Belluno. Più bus per le Olimpiadi, potenziamo il servizio. Presentati ieri 33 nuovi mezzi Dolomiti Bus ed è solo il primo investimento in vista dei Giochi Olimpici. Ci stiamo organizzando a partire da mezzi personali. Cresce anche l'attenzione alla sostenibilità. In circolazione dal 2023 5 veicoli elettrici. Pochi autisti, appello delle imprese. Si susseguono gli annunci per la ricerca di guidatori esperti. Appia, CNA e Confartigianato, il lavoro c'è. Basta formarsi. Anche i comuni fanno gare continue alla ricerca di conduttori di scuolabus, ma nessuno si presenta. Secondo Agostino Genuin, molte aziende hanno limitato il lavoro per la carenza di queste figure. Mancano quindi autisti. Ma cambiamo argomento. Pompieri, tecnologie al passo con i tempi. Salto di qualità di attrezzature e automezzi in dotazione ai vigili del fuoco, 5 furgoni e 2 pick-up di soccorso. Il materiale è distribuito ai vari dipartimenti del territorio. La regione ribadisce la stretta collaborazione con il corpo dei vigili del fuoco. Ci sono anche alcune foto che documentano quanto avvenuto ieri al comando provinciale di Belluno per la distribuzione appunto di queste nuove strumentazioni a servizio dei vigili del fuoco. Avanti con le nostre battaglie, vigileremo. Quasi all'unanimità, Lorraine Berton è stata confermata alla guida di Confindustria Belluno Dolomiti. Ha incassato il 98% dei voti. Raffica di messaggi di congratulazioni dal governatore Zaia al presidente Padrin al referente degli industriali del Veneto. Per le opere del 2026, quelle cioè per le Olimpiadi Milano-Cortina, questa è una delle sottolineature della confermata presidente di Confindustria Belluno, serve premere sull'acceleratore, nominando uno o più commissari. Stelle di Natale e rincari, vendite a picco, l'allarme dei florovivaisti alle prese con costi di energia altissimi e concorrenza della grande distribuzione. La DMO è diventata una fondazione. Ora fondi pubblici per il turismo. Questa è la richiesta che viene da questa struttura creata a servizio del turismo bellunese. Ospedale antisisma con 32 milioni. Siamo sulla pagina di Feltre. La cifra è stata stanziata dalla Regione Veneto e coprirà le spese per adeguare i padiglioni Dalla Palma e Guarnieri. Il progetto partì dopo il terremoto di Amatrice del 2016. L'investimento consentirà un corposo rinnovo degli edifici.
edifici che sono antecedenti agli anni 70, ovvero prima che entrasse in vigore la legge sulla sicurezza. Lo studio di fattibilità, ormai datato, aveva previsto un investimento di 33 milioni di euro. E sempre da Feltre, la diocesi vende Villa Carenzoni, costa 1,5 milioni. Chiusa dagli anni 80, la dimora del Settecento finisce sul mercato. Fu donata alla chiesa da Monsignor Antonio Dal Covolo. Negli anni 50 venne usata anche per accogliere i bambini di quinta elementare. Poi fu sede dell'agrario. In questo modo, con questa vendita, la diocesi spera di ricavare le risorse per sistemare il seminario che si trova in città. Camion si ribalta, traffico paralizzato. Da anni si ripetono incidenti fotocopia, scrive il Gazzettino, in quel punto ad Anzù di Feltre, nella carrellata dei carichi persi, vetri, legno, cellulosa. Para e Delta Club continua a volare e il Monte Avena diventa internazionale. Successo per l'attività di volo libero in quel di Feltre. Al pago, cittadini al voto per eleggere le 16 consulte frazionali. Borgo Valbelluna, MEL in particolare, lavoratori ex ACC, blindata la cassa integrazione, ma i soldi tardano. Accordo trovato, la regione anticipi il finanziamento. Questa la richiesta. Viaggio a Roma dei sindacati che scongiurano la procedura di licenziamento collettiva. E da MEL trasferiamoci a Trichiana. L'albero di Natale va a pedali, così Trichiana taglia le spese. Goliardica iniziativa della Proloco in risposta all'austerity del comune. Sarà la dinamo della bicicletta a dare la magia e ci si potrà tenere in forma. E c'è anche una immagine del pedale, del ciclista che pedala con lo sfondo dell'albero di Natale illuminato. Curarsi a casa senza sbagliare, arriva la scatola personalizzata con le farmacie del Piave. Disabili al lavoro negli alberghi, la sfida per il turismo del futuro. Presentato il progetto dell'ULS per trasformare l'handicap in risorsa, puntando sulla persona. Avere nello staff un individuo con criticità è un valore aggiunto anche per gli operatori. Questa è una delle sottolineature giunte ieri dal convegno che si è tenuto sul tema a Cortina. Sullo sfondo resta la scadenza delle Paralimpiadi, ma l'intero settore è destinato a crescere, eliminando le carenze. Ebbri al volante, stangati dai carabinieri, quattro automobilisti. Questo è uno dei dati del rapporto sull'ultima campagna svolta dai carabinieri in provincia di Belluno per il controllo del traffico. L'aperitivo a Cortina si sorseggia in funivia salendo sulla Tofana. Decolla il Cocktail Weekend, iniziativa che ricalca un format già consolidato da molti anni tra Londra, Firenze e Venezia. E per lo sport arriva il Portogruaro, la Dolomiti Bellunesi, nel campionato di calcio di Serie D, ha un sogno playoff. Partita chiave oggi a Sedico, la vittoria. Con la vittoria, playout lontani e quartieri alti a un passo. La classifica infatti è molto corta, tutto è possibile. Ospiti della Dolomiti Bellunesi, i giocatori del Portogruaro che sono fanalino di coda al momento del campionato di Serie D, ma staccati di solo 3 punti dalla squadra bellunese. E poi tutto pronto sul Faloria a Cortina. Grande attesa per il parallelo iridato di snowboard. Si parte oggi alle 14 con le discese di qualifica, poi alle 18 in notturna le sfide. Addetti impegnati in quota per livellare il tracciato dopo la neve caduta di notte. Ieri il 42enne azzurro Fischnaller, terzo. Ma dal Gazzettino di Belluno passiamo al Corriere delle Alpi, che oggi si apre con questo titolo: La valanga in Marmolada non era prevedibile. La Procura di Trento ha chiesto l'archiviazione.
in base a una perizia di 60 pagine sul disastro. Per gli esperti, il ghiacciaio ha subito un progressivo deterioramento nel corso degli anni. Ma andiamo alla sezione che il Corriere delle Alpi dedica alla provincia di Belluno e che si apre con la notizia della richiesta del procuratore di Belluno, Paolo Luca, riguardo alla gara del gas, richiesta che domanda 8 mesi per gli indagati, e cioè Perenzin, Zanolla e Piccoli. Gli avvocati difensori, nell'udienza che si è svolta ieri, hanno ribattuto con la richiesta della soluzione con formula piena. Prossima udienza il 7 febbraio con le repliche e con la sentenza. Un sistema digitale per pianificare il proprio viaggio sulle Dolomiti. La regione sogna una piattaforma comune tra bus e treni. Dolomiti Bus vara la campagna promozionale per le Olimpiadi. Investiti 7,8 milioni per l'acquisto di 33 mezzi con ridotte emissioni. Questo è il punto della situazione da parte di Dolomiti Bus. Confindustria conferma Berton. Olimpiadi e università avanti tutta. La Presidente punta anche su giovani e mobilità verso nord. Le congratulazioni di Zaia e Padrin. Durante il suo mandato non ci saranno accorpamenti con la pianura. Questa è un'altra delle sottolineature proposta da Laurent Berton, confermata appunto alla guida di Confindustria Belluno Dolomiti. Ubriachi al volante, giro di vite dell'arma dei carabinieri, multe e auto sigillate. Quattro i casi accertati in 2 settimane di attività. I controlli saranno intensificati anche durante le feste natalizie. Verso il congresso del Partito Democratico. Nasce anche a Belluno il comitato che sostiene la candidata Elly Schlein. Cambia il progetto per l'ex caserma dei Vigili del Fuoco. Sparirà la palestra. Siamo a Belluno. La struttura sarà demolita e non sarà ricostruita. Roccon, assessore, gli spazi per la società in città non mancano. Per le società in città, scusate, non mancano. Le progettazioni degli altri interventi stanno procedendo. I tempi sono stretti. Inchiesta doping. La polizia cerca foto osè. E scopre un traffico di farmaci tra culturisti. La squadra mobile trova le tracce in una chat, poi il blitz in un appartamento di Montebelluna, indagato un cinquantenne. Tutto è partito dalla denuncia di una bellunese. Vigili del fuoco, dalla regione, mezzi e materiale antincendio. La consegna avvenuta ieri a Belluno. La DMO è fondazione, l'assemblea dei soci vota la trasformazione, con l'auspicio che ciò possa facilitare il sostegno al turismo bellunese, compito principale della DMO. Eccoci a Feltre, ospedale, 32 milioni per adeguarlo. La regione finanzia la messa in sicurezza antisismica e antincendio del Santa Maria del Prato. E ancora, cassone di camion si rovescia alla rotatoria di Anzù. Viabilità in tilt per ore. C'è anche una foto che documenta quanto avvenuto ieri, questo incidente stradale. Pranzo di Natale per le persone sole. Il comune di Feltre prepara la tavolata al Carenzone. L'annuncio della sindaca Fusaro alla consegna dei 70 buoni acquisto elettronici donati dal Rotary Club per le famiglie bisognose. La diocesi vende la villa sul Tella, così potenzieremo il seminario di Feltre. La piazza minacciata dal rio tracimato.
intervengono le ruspe. Siamo a San Gregorio nelle Alpi. Vigili del fuoco e operai comunali scongiurano l'allagamento, aperti un varco nella voragine e una trincea di deflusso. E da Santa Giustina i presepi in mostra all'ex latteria di Ignano. All'anno di piave le frazioni abbellite per salutare il Natale. Ex ACC. Ok alla cassa integrazione, sospiro di sollievo per 188 lavoratori. La rassicurazione è arrivata ieri dai funzionari dei Ministeri del Lavoro e del Made in Italy. Soddisfatti i segretari di FIM, FIOM e UILM, abbiamo evitato i licenziamenti, sottolineano. Per le farmacie del Piave il nuovo servizio sicuro e un sito web in comune. Ieri la presentazione a Belluno. Limana, Comitato Gemellaggi, modificato lo statuto. E poi da Trichiana, in fila per pedalare, illuminare l'albero e per il brulè caldo come ricompensa. Un po' goliardica e un po' per risparmiare, ma l'iniziativa natalizia della Proloco di Trichiana ha fatto centro e ha riscosso interesse. L'interesse anche del giornale che propone quattro foto anche per documentarla. Sci Club Arabba, realtà con 52 atleti, nuova sede nell'ex ambulatorio. Il presidente dell'Azzer dispiaciuto per aver dovuto aumentare le quote, ma non c'era alternativa, si spende di più per fare ogni minima cosa. Agordo tampona due auto ferme sulla Gordina e si dilegua nella notte. E c'è anche l'immagine di una delle auto tamponate. Spazi più accoglienti e tanti nuovi servizi a Longarone e poi poltrone a sacco per leggere rilassati. Inaugurati i lavori che hanno dato volto nuovo alla biblioteca di Longarone, la consigliera Olivier è la casa di tutti da 0 a 100 anni. Parte da Igne l'operazione Parchi Gioco del comune di Longarone, entro il 2023 altri restyling e aperture. L'assessore Sacchetti illustra la filosofia degli interventi del costo di circa 200.000 euro. Lavoriamo confrontandoci con chi vive in quelle frazioni. Ponte nelle Alpi, danni dal maltempo, via all'iter per i rimborsi. Cortina d'Ampezzo, 8 disabili ospiti e al lavoro per un mese. Cortina si autotesta sul tema inclusività. Presentato il progetto promosso dalla Regione in collaborazione con Comune e Azienda Sanitaria in ottica Paralimpiadi. Un progetto che mira proprio ad aumentare la capacità di accoglienza delle persone portatrici di disabilità. La voce di Clio, nota influencer bellunese, si aggiunge al coro. Non chiudete l'Istituto Pio XII di Misurina. Dalla celebre blogger un messaggio ai suoi 3 milioni e mezzo di follower. Vigo di Cadore, abilitati alla Sporting 16 assistenti bagnanti. Cortina, Hotel Ancora, ripresi i lavori di restyling, camere da 55 a 110 metri quadrati. La penisola che reagisce nell'Italia intarsiata della cooperativa Arcobaleno di Feltre. Ci sarà anche il vescovo oggi all'inaugurazione di questa iniziativa. La rassegna confezionata, per così dire, la parola è scritta tra virgolette, con l'aiuto di Vico Callabrò. Si tratta della realizzazione dell'immagine dell'Italia con tanti legni che provengono dalla penisola e che testimoniano tante storie diverse e significative. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale, a risentirci.